Buongiorno e bentrovati a tutti, nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Sardegna Live. Iniziamo subito con l'Unione Sarda che titola: fondi post alluvione, nuovo pasticcio a Roma, emendamento PD bocciato alla Camera e approvato al Senato. L'editoriale di oggi, a firma di Anthony Muroni, sfida sui modelli sostenibili, niente cardi, sì all'agroindustria. Monteprama, i giganti a Cagliari e a Cabras. Serrenti, ma che drogati, erano rapinatori e anche violenti. L'approfondimento a pagina 47. A Cagliari sempre teatro lirico, il PM Zedda a processo. Ma il PM, rimborsi per attività politica, quel giorno era a Vienna, soldi dei gruppi, la Barracciu si difende. Consiglio, oggi l'esordio, Ganau verso la presidenza. Elezioni europee, collegio unico, nuovo schiaffo alla Sardegna. E poi il delitto di Arzana, delitto Piras, il mistero dell'arma. Andiamo avanti, proseguiamo con la Nuova Sardegna che titola: da Roma due schiaffi all'isola, il Parlamento boccia due emendamenti, nuovo stop ai 90 milioni per i danni dell'alluvione e il Senato dice ancora no al seggio europeo per la Sardegna, via libera nel 2019. Solidarietà ai big della musica, Cagliari il 31 maggio per un'iniziativa portata avanti da Paolo Fresu. Proseguiamo, poligoni verso la chiusura, il deputato Scanun rivela i progetti della commissione difesa. Giallo nel Ravennate, scompare 35enne di Ozieri, manca da lunedì, ritrovata la borsetta con i documenti. Il Corriere della Sera titola: politiche, appalti, i tagli di Renzi, la mappa della spesa da ridurre, ora decideremo noi, un terzo dei risparmi degli acquisti di beni e servizi, i dubbi di Confindustria sulla crescita. L'FBI cerca i dati cancellati da un simulatore di volo, i segreti del pilota dell'aereo sparito. Kiev lascia l'Unione degli Stati vicini a Mosca, l'assalto dei militari russi alle basi ucraine in Crimea, preso il capo della flotta. I nostri insegnanti, eterni, maltrattati, pochi e con paghe basse, subiscono nuove regole ad ogni cambio di ministro. La Repubblica, Renzi all'Unione Europea, il 3% va cambiato, sulla spending review decide il governo, frenata sui tagli alla difesa. Le Camere approvano la relazione del Premier che oggi presenta a Bruxelles il piano delle riforme, lupi, non ridurremo gli aiuti ai TIR. Berlusconi si arrende, dopo l'interdizione non è più cavaliere. Paura in Crimea, occupate le basi dell'Ucraina. Foto notizia per quel che avviene appunto in Crimea. Con questa notizia si chiude qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa di oggi. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.